Mamma mia ragazzi, sto ancora cercando di riprendermi perché vi giuro, mamma mia, mamma mia, che sofferenza, voi non potete capire, ieri sera d'infarto ci farete morire tutti quanti d'infarto, mamma mia, il giorno dopo, Borussia Mönchengladbach, Inter, vittoria per 3-2 dei nostri ragazzi, una vittoria soffertissima, sudata, ma meritata ragazzi, perché è una vittoria meritatissima ieri sera da parte dell'Inter. E vi ricordo, prima di iniziare, se ancora non avete vista la live reaction, andatela a vederla ragazzi, perché non lo so, cioè non si può andare avanti così, cioè ci farete morire di infarto prima o poi, comunque. Girone che si deciderà, come al solito, all'ultima giornata. Per il terzo anno di fila, il girone dell'Inter si deciderà all'ultima giornata, in contemporanea con, appunto, la partita del Real Madrid, per cui bisognerà scendere in campo solo ed esclusivamente per vincere. La stessa cosa dovrà fare il Real Madrid, perché il Real Madrid deve per forza sperare in una nostra vittoria, nel caso non dovesse vincere con il Borussia Mönchengladbach, per cui il Real, ragazzi, il rischio del biscotto, secondo me, che un po' c'era, secondo me, all'inizio, e c'è ancora, ma dopo la sconfitta di ieri del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk, secondo me il rischio biscotto si abbassa leggermente, perché il Real Madrid deve giocare per vincere, perché non sa il risultato della nostra partita contro lo Shakhtar, perché il Real Madrid passa se noi perdiamo, o altrimenti, no scusate, passa se noi vinciamo, e quindi basterebbe anche un pareggio, mi sembra ragazzi. Poi davvero sto girone, mamma mia, sto girone è pieno di calcoli da fare. Io so solo una cosa, che l'Inter deve vincere assolutamente la prossima, vinciamo assolutamente la prossima contro lo Shakhtar ragazzi. Parliamo della partita di ieri sera, ragazzi, perché... Che partita è stata la partita di ieri sera? Tra l'altro... Formazione iniziale... Andanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Young, Brozovic, Barella, Gagliardini, Darmian, Lukaku, Lautaro. È la stessa, ragazzi, identica formazione, se non per Darmian, che è sceso in campo nella finale di Europa League e che è arrivata fino in fondo l'anno scorso in Europa League. Per cui io due domande me ne farei, ma non è che è proprio la squadra, sono quei giocatori lì che sono scesi in campo ieri sera, messi tutti insieme, perché ragazzi, ieri sera era proprio l'Inter dell'anno scorso, stessa identica mentalità, stesso identico approccio, stessa identica cattiveria, stesso identico spirito di sacrificio, che si era già visto nella partita contro il Sassuolo, ma avevamo detto tutti, era un Sassuolo abbastanza decimato, ieri sera ragazzi il Borussia Mönchengladbach non era decimato per niente, e ci ha dato fastidio, è stata una squadra che ci ha dato fastidio, però noi, con una grandissima mentalità si è riuscito a portare a casa questa partita, che era di fondamentale importanza, 3 punti fondamentali. Abbiamo preso anche ieri sera 2 gol, ragazzi, su cui c'è molto da rivedere, perché tolti 2 gol, l'Inter ha rischiato poco, a mio avviso, però i 2 gol sono nettamente regalati, perché il primo gol arriva allo scadere del primo tempo, con una palla persa stupidamente in difesa, regalato in fallo laterale in zona d'attacco per il Borussia Mönchengladbach, cross in mezzo di Lazzaro e gol di Plea. Secondo gol invece, raga, arriva qua un errore di Sanchez che perde palla sulla tre quarti con la squadra in uscita. Avesse fatto il cambio campo per Hakimi, molto probabilmente avremmo avuto un'occasionissima per andare sul 4-2, quindi passi da un ipotetico 4-2 a un 3-2. E poi, raga, sul 3-3, c'è stato il 3-3 del Borussia, cioè volevo morire dentro, ma per fortuna Embolo in fuorigioco netto, ragazzi, fuorigioco c'è ed è anche attivo, perché Embolo è davanti al portiere, fa anche il saltellino per spostarsi, per cui
non venite a dire nulla, quello è fuori gioco attivo, quindi giusto annullare il gol. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che Inter, che partita. Questo è lo spirito giusto, questo è lo spirito giusto. Questo è lo spirito giusto se vogliamo andare avanti. Questa è la strada. C'è ancora da migliorare, perché c'è ancora da migliorare. Lautaro ieri ha fatto una partita strepitosa dal mio punto di vista, ma quei gol, Toro, me li devi buttare dentro. Me li devi buttare dentro perché sono di fondamentale importanza. Non dico tanto il palo, lì sei sfigato, ma nel primo tempo davanti a Sommer hai avuto due occasioni, ne hai avute due. Mamma mia, una gli hai sparato addosso, l'altra sei stato sfortunato, te l'ha deviata il difensore. Un po' più di cattiveria sotto porta, Toro, un po' più di cattiveria, però comunque non si può dire nulla. Partita spettacolare del Toro, ma ieri sera, raga, tutta l'Inter ieri sera spettacolare. Skriniar completamente ritrovato, ragazzi. Skriniar completamente ritrovato. Questo è lo Skriniar che siamo, a cui siamo stati abituati. Questo è il Milan Skriniar a cui siamo stati abituati. Invalicabile ieri sera, invalicabile. Benissimo Bastoni, benissimo De Vrij, benissimo Brozzo, raga. Quanto si è sentita la mancanza di Brozzo nelle ultime partite. Mamma mia, Brozzo, che partitona, raga, e non ci si può fare nulla. Quello è il suo ruolo, davanti alla difesa è il suo ruolo. Recupera palloni, li smista, corre per tre, ragazzi, perché corre per tre anche Brozzo. Poi è normale che qualche passaggio te lo sbaglia, perché, oh, pecchi di lucidità, sei stanco, però ci sta, ci sta. Gagliardini, anche lui, ieri sera, ottima prestazione, recupera palla sul gol, nasce da lui il gol del 2-1 di Lukaku sul recupero palla a metà campo. Poi c'è la verticalizzazione appunto di Brozovic per Romelu, raga. Romelu, cioè, io ormai ho finito gli aggettivi per Lukaku, ragazzi, gli aggettivi per Lukaku sono finiti, davvero. Non lo so, raga, Lukaku, tutte le partite fondamentali, si carica la squadra sulle spalle, se la porta dietro e ce le decide. Mamma mia, mamma mia, Romelone, io non finiremo mai, mai e poi mai di elogiarti e di ringraziarti, Romelu. Quindi, partita, torniamo a casa con i tre punti, che era la cosa che più ci serviva, non avevamo altro risultato. E adesso si deciderà tutta l'ultima giornata, ragazzi. Come andrà, andrà. Probabilmente dovessimo uscire, sarà anche quest'anno, staremo lì a dire ma se avessimo fatto, se avessimo vinto, ma se di qua e di là. Ragazzi, purtroppo è così. Quest'Inter è così. A noi piace soffrire, piace giocarci tutto all'ultima giornata. E l'Inter è lo spirito dell'Inter, è il DNA dell'Inter. Bisogna solo incrociare le dita e sperare, ragazzi. Incrociamo le dita e sperare. Io vi do appuntamento al prossimo video sul canale, ragazzi. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Live reaction, vi ricordo. Uscita ieri sera sul canale. Seguitemi su Instagram. Mamma mia, che Inter. Questo è lo spirito giusto. Questo è l'Inter che mi piace. E questo soprattutto è il mister che mi piace. Questa è la squadra giusta. Questo è lo spirito giusto. Grande Inter.